14 metri di bellezza in mosaico che si possono ammirare ogni volta che si passeggia per il lungomare Cristoforo Colombo di Marotta. Si tratta del murales realizzato con ceramiche, vetri e marmi riciclati, presentato domenica 25 agosto dopo un concerto all'Alba e dedicato al Festival Tramantici. Realizzato dai cittadini e turisti con la preziosa collaborazione dell'associazione Mosaichiamo la città, il gruppo che da anni rende viva e colorata Marotta, poiché si impegna per arredare spazi pubblici con meravigliosi mosaici. Cristina, 14 metri di bellezza in mosaico, quante persone sono state coinvolte innanzitutto? Circa 50 persone. Noi del gruppo di Mosaichiamo la città abbiamo guidato le persone che arrivavano a mettere il loro pezzetto su questo mosaico dedicato ai tramantici. Circa tra bambini, famiglie, artisti, sono arrivati artisti anche da fuori appunto per contribuire, se non proprio praticamente ma spiritualmente, sì, 50 persone. E quanto tempo? 6 giorni. Perché proprio la scelta di dedicarlo al Festival della Fisarmonica, che poi fra un po' sarà protagonista di Marotta? Il Festival della Fisarmonica perché parla del nostro territorio, quindi come sempre, come i 3 chilometri del lungomare dei mosaici, insomma noi cerchiamo di parlare del nostro territorio. E poi un messaggio in più per trasmettere questa sinergia che c'è con le iniziative dell'amministrazione comunale e poi Tramantici è bellissimo, un festival straordinario, quindi era d'obbligo dedicargli un mosaico di 14 metri. Prossimi progetti per quanto riguarda i mosaici di Marotta di Mondolfo? Beh, dal 13 al 19 avremo Mosaichiamo la città festival con tema Ambientiamoci e arrivano artisti da 20 paesi del mondo, circa 100 artisti, quindi ci sarà un po' di movimento per il lungomare di Marotta. Un'eccellenza marottese che in questa estate è stata assoluta protagonista, oltre ad essere un orgoglio per l'intera collettività e l'amministrazione comunale. Un orgoglio e quindi ringraziamo i volontari, le volontarie di Mosaichiamo la città perché davvero è un'opera d'arte che parla di storia, tradizione e identità e quindi abbiamo fatto questo festival, abbiamo organizzato questo festival nella settimana dove Mondolfo compreso la capitale italiana è stata capitale italiana della cultura sulla fisarmonica che è uno strumento popolare che ha caratterizzato per oltre un secolo la storia di Mondolfo ed era bello riportarlo anche sui muretti di quello che ormai viene considerato il lungomare dei mosaici, quindi un'opera d'arte che parla della fisarmonica e di questo bellissimo festival che continuerà anche nei prossimi anni.